Buongiorno, il titolo per oggi, Dio è interessato al tuo benessere. Il versetto troviamo nel libro di Giovanni al capitolo 10, versetto 10. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La volontà deve disciplinare le passioni e a sua volta essere sottoposta alla volontà divina. La ragione santificata dalla grazia di Dio deve guidare la nostra vita. Uomini e donne devono convincersi che l'autocontrollo è un dovere. La purezza e la libertà da ogni passione e abitudine nociva rappresentano vere e proprie esigenze. È importante comprendere che tutte le facoltà della mente e del cuore sono doni di Dio e quindi devono essere preservati nelle migliori condizioni affinché possiamo collaborare con Dio. La nostra cultura artificiale incoraggia abitudini che minano i sani principi. La moda e le consuetudini sociali sono in aperto contrasto con la natura, impongono usi e incoraggiano eccessi che diminuiscono costantemente le forze fisiche e mentali, e da queste derivano l'intemperanza e violenza, malattia e miseria. Perché ci ammaliamo? La malattia è lo sforzo della natura per liberare l'organismo da quelle abitudini di vita che violano le leggi della salute. Quando ci si ammala, occorre capire la causa. Bisogna correggere le abitudini sbagliate e modificare le condizioni malsane. In questo modo si aiuta la natura nel suo tentativo di eliminare le tossine e ristabilire il giusto equilibrio dell'organismo. La Bibbia ci dice: «C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati». Qui subentra la fede, che ci unisce al cielo e ci dà la forza per affrontare con successo la potenza dell'oscurità. Attraverso Cristo, Dio ha fornito i mezzi per dominare le tendenze negative e resistere ad ogni tentazione. Ma molti rimangono lontano di Cristo perché pensano di avere poca fede. Queste persone che si sentono disperatamente indegne devono o dovrebbero affidarsi alla misericordia del loro Salvatore, compassionevole. Non devono guardare a se stessi, ma a Cristo. Egli, quando si trovava in mezzo agli uomini, guarì i malati, scacciò i demoni. Egli è sempre lo stesso potente Redentore. Aggrappatevi quindi alle sue promesse come foglie all'albero della vita. Egli ha detto: «Colui che viene a me, non lo scaccerò fuori». Dio ti benedica.